Qual è la vera storia del telo che per molti rappresenta la sacra effigie di Gesù appena morto in croce? Da dove viene questo oggetto? Seguire le tracce di questo enigmatico sudario, dalla sua preistoria orientale alla supposta presenza a Costantinopoli all'epoca della Quarta Crociata, fino alla ricomparsa documentata in Europa, significa addentrarsi in una ricerca che a tratti assume i sapori del giallo internazionale e spesso evoca atmosfere da epopea cavalleresca. Dove si è costretti, nell'analisi critica delle fonti, a discernere tra il vero e il falso, tra il probabile e il verosimile, in un intreccio di pellegrini oranti, documenti canonici, discendenti di crociati, preti, dame, cavalieri templari e atti processuali. Ma quando si parlò per la prima volta di Sindone? La nostra indagine inizia dai Vangeli. Il 7 aprile dell'anno 30, vigilia della grande Pasqua ebraica, Gesù di Nazaret viene crocifisso per ordine del procuratore romano Ponzio Pilato. I Vangeli narrano che alcuni seguaci di Cristo chiedono il suo corpo per potergli dare sepoltura prima del tramonto, secondo il rituale ebraico. Dopo averlo deposto dalla croce, lo avvolgono in un lenzuolo, una sindon, come riporta il testo greco, e lo depongono nella tomba nuova di Giuseppe di Arimatea, che si trova in un orto a pochissima distanza dal luogo della crocifissione. Fatta rotolare la grossa pietra che chiude l'entrata al sepolcro, Giuseppe e gli altri abbandonano in tutta fretta l'orto e rientrano in città. Arriva l'alba del 9 aprile. I Vangeli ci dicono che quella mattina alcune donne, le stesse che avevano assistito alla morte di Gesù, si recano al sepolcro per terminare il rito di sepoltura secondo gli usi ebraici. Giunte dinanzi all'entrata, si accorgono che la grossa pietra posta davanti all'ingresso è stata spostata. E che il sepolcro è vuoto. Il corpo non c'è più. Terrorizzate dall'accaduto, corrono a chiamare gli apostoli nascosti in città, Pietro e Giovanni, che in gran fretta si recano al sepolcro. Giovanni arriva per primo, ma non entra. Attende l'arrivo di Pietro, più lento perché più anziano. Una volta entrati, constatano non solo che il corpo non c'è più, ma che il lenzuolo in cui era stato avvolto il corpo era rimasto lì. Cosa era accaduto? Ancora oggi è arduo dare una risposta a questa domanda. Di sicuro, se il lenzuolo trovato da Pietro e Giovanni è lo stesso che noi oggi conosciamo con il nome di Sacra Sindone, si può sostenere che la sua storia ebbe inizio proprio quel giorno. Da quella mattina, però, su di essa cala un lungo silenzio e le notizie sono molto scarse e incerte. Perché? Dove venne nascosta? E da chi? Nei Vangeli o in altri scritti del Nuovo Testamento non si fa menzione del destino toccato ai teli sepolcrali di Cristo.
Forse l'oggetto rinvenuto dai due apostoli venne conservato all'interno della nascente comunità cristiana e diventò un prezioso ricordo di ciò che era appartenuto alla persona di Gesù. Inoltre, per le norme di purità ebraiche, e i primi cristiani sono giudei, i lini sepolcrali sono impuri e non possono essere detenuti o esposti. Dunque, essi vennero tenuti ben nascosti e gelosamente conservati. Altro fattore di questo silenzio potrebbero essere state le prime persecuzioni contro i cristiani, durate 3 secoli, che iniziarono a Gerusalemme subito dopo la morte di Cristo. Le comunità giudeo-cristiane della città del Tempio furono costrette a rifugiarsi a Pella, nella lontana Decapoli, nel 66 d.C., forse portando con loro parte del patrimonio sacro, tra cui il corredo funebre di Gesù. Ma se davvero furono i primi cristiani a conservare la sindone, quale fu il suo destino dopo che essi lasciarono la città santa? Forse la risposta è da cercare in una città non molto lontana da quei luoghi. Ed essa? Ed essa era una città nella Turchia sudorientale, non lontana dai confini con la Siria. Era il centro di un'importante cultura di lingua siriaca. Nel secondo secolo, a Edessa, esiste una misteriosa immagine su stoffa. Tale immagine diventerà uno dei principali volti santi di Cristo del mondo ellenistico bizantino ed è conosciuta dagli storici dell'arte come origine di gran parte della tradizione iconografica del Cristo. Oggi numerose ricerche avvalorano l'ipotesi che sostiene che essa non fosse altro che la sindone, custodita in questa città per diversi secoli sotto mentite spoglie. Se ciò è vero, come arrivò a Edessa? E quando? Alcune fonti convaliderebbero l'ipotesi più diffusa, secondo cui fu proprio un apostolo di Gesù a trasferire la sindone a Edessa, durante la sua missione evangelizzatrice, prima del suo martirio avvenuto intorno al 70-80 d.C. Il suo nome era Giuda Taddeo. Giuda Taddeo compì il suo apostolato nei territori della Giudea, Galilea, Samaria e, secondo alcuni autori siriaci, a Edessa, capitale del regno di Osroene. Ad avvalorare l'ipotesi di Giuda Taddeo come custode della sindone vi è l'antica tradizione di Abgar V Ucama, re di Edessa, contenuta in alcune fonti risalenti al IV secolo d.C. Questa tradizione vuole che durante il suo regno, dal 13 al 50 d.C., Abgar fosse guarito da una malattia della pelle mediante una misteriosa immagine arrivata nella città tramite un discepolo di Gesù, che vi sarebbe giunto poco dopo la morte di Cristo. La leggenda di Abgar ebbe delle evoluzioni successive, che consistono in una serie di scritti in cui la storia si incontra con la leggenda, fino a fondersi con essa. Tutti gli scritti riconducono l'origine della misteriosa immagine all'intervento diretto di Gesù, che impresse il suo volto in un pezzo di stoffa. Tra questi scritti vi sono gli Atti di Taddeo, risalenti al VI secolo d.C. In essi si dice che Abgar inviò un messaggero che doveva osservare le sembianze di Gesù e riprodurle. E fu Gesù stesso ad aiutarlo, asciugandosi il volto su un telo tetradiplon, cioè ripiegato 4 volte doppio. Poiché la sua immagine si era impressa sul panno chiamato Sindon, lo diede al messaggero. Il re, successivamente, venerò l'immagine e guarì dalla sua malattia.
C'è poi la Narrazio de Imagine et de Scena del X secolo, che racconta: solo Abgar poté vedere la luminosità insostenibile sprigionata dal ritratto che Taddeo aveva posto sulla sua fronte. Dimenticando la paralisi che da tempo aveva colpito le sue gambe, il re si alzò dal letto e corse ad incontrare Taddeo. Nella Storia ecclesiastica di Orderic Vital, scritta nel 1130 circa, si legge: il Signore Gesù inviò ad Abgar un pezzo di tela di altissimo valore, ed esso mostrava ai suoi spettatori l'immagine e le proporzioni del corpo del Signore. Se la misteriosa immagine ed scena è davvero la Sindone, quale fu il suo destino nei secoli successivi al suo arrivo a Edessa nel II secolo, rimane però un mistero. Alcuni esperti ritengono che le persone che l'hanno custodita, per proteggerla da una possibile distruzione, abbiano cercato di camuffarla sotto mentite spoglie, piegandola in modo da rendere visibile solo il volto e incorniciandola in modo che assumesse le caratteristiche di un quadro. E in un ambiente socio-religioso in buona parte eretico, come era quello di Edessa in quel periodo, questo ritratto non suscitava alcun interesse. Nel 525 il Daisan, corso d'acqua che attraversava Edessa, aveva causato un'inondazione catastrofica. Questa notizia fu riportata da un autore del VI secolo d.C., Procopio di Cesarea, in alcuni suoi scritti. Molti monumenti pubblici furono danneggiati o distrutti. Il futuro imperatore Giustiniano I il Grande intraprese una vasta ricostruzione, della quale beneficiò la chiesa principale di Santa Sofia. Proprio qui, durante i lavori, fu ritrovata, in una nicchia murata, l'immagine di un volto di Cristo. Quella tela si sarebbe trovata in un ambiente a volta semicircolare, approntato al di sopra della porta occidentale della città, la porta Cappe. La sua posizione alta l'avrebbe protetta dall'inondazione. A quanto si dice, la tela venne subito riconosciuta come il ritratto un tempo ricevuto da Abgar, ritratto qualificato acheropita, cioè non fatta da mano umana. Da subito le si riconoscono delle caratteristiche straordinarie. Viene esposta ed è oggetto di venerazione. È definita popolarmente il fazzoletto, il Mandilion. Da quel momento, e per vari secoli, esso fece la gloria di Edessa. La sua notorietà si espanse dall'Oriente all'Occidente. Molte sono le testimonianze del rispetto e dell'importanza che veniva data a questa immagine. La fama divenne tale che l'imperatore di Bisanzio volle presso di sé la tanto venerata immagine, nella città che era diventata il più grande scrigno di reliquie del mondo, Costantinopoli. Nel 944, dopo un assedio alla città di Edessa, che nel frattempo era caduta in mano ai musulmani, il Mandilion viene consegnato all'esercito bizantino, nonostante la rivolta dei cristiani di Edessa. Il 16 agosto arriva a Costantinopoli in gran trionfo. Quel che accade all'arrivo a Costantinopoli è descritto in un importante manoscritto, il Codice Scilicis, una cronaca bizantina dell'XI secolo,
conservato nella Biblioteca Nazionale Spagnola, a Madrid. Si tratta del momento dell'accoglienza del Mandilion a Costantinopoli, in cui si vede l'imperatore baciare il santo volto, che si presenta a lui su un telo che ha un aspetto inatteso. L'artista mostra il volto di Gesù in rilievo, sporgente dalla stoffa. Certamente l'artista aveva una forte motivazione per contrastare così tutta la tradizione della leggenda relativa al ritratto inviato ad Abgar. Questa testimonianza dimostra che nell'epoca dell'arrivo del Mandilion a Costantinopoli si sapeva che il Mandilion era un tessuto molto più lungo di un semplice ritratto. A Costantinopoli viene esposta per una prima venerazione nella chiesa di Santa Maria della Blacherna e poi riposta nella cappella di Santa Maria del Faro insieme con le altre reliquie. Una testimonianza molto importante è un discorso attribuito all'imperatore Costantino VII Porfirogenito, che da esperto di pittura fornì particolari interessanti riguardo l'immagine. Quanto alla causa per cui, grazie ad una secrezione liquida, senza materia colorante né arte pittorica, l'aspetto del viso si è formato sul tessuto di lino e in che modo non abbia subito nel tempo alcuna corruzione, bisogna lasciarlo all'inaccessibile saggezza di Dio. Altra importante testimonianza è stata data dal ritrovamento nell'Archivio Vaticano di un codice, il Vaticano Greco 511, risalente al X secolo d.C., che riporta l'omelia di Gregorio, referendario della Grande Chiesa di Costantinopoli. L'immagine non è stata prodotta con colori artificiali, in quanto è solo splendore. Lo splendore è stato impresso da sole gocce di sudore. Queste sono le bellezze che hanno prodotto la colorazione dell'impronta di Cristo, la quale è stata ulteriormente abbellita dalle gocce di sangue sgorgate dal suo stesso fianco. Nel corso del XII secolo, nell'arte bizantina si modifica sensibilmente la raffigurazione della deposizione di Gesù o dell'unzione del cadavere, con caratteristiche che sembrano sottintendere la conoscenza di particolari della sindone. Di notevole significato, per la nitidezza dei particolari e per la data antica, risulta l'illustrazione dell'unzione di Cristo contenuta nel manoscritto Prai, realizzata tra il 1192 e il 1195 da un artista costantinopolitano. Il manoscritto Prai della Biblioteca Nazionale di Budapest è un sacramentario latino con un discorso funebre in ungherese. Tra l'altro, è il testo più antico conosciuto in quella lingua. Georgius Prai era un gesuita ungherese del XVIII secolo che l'aveva trovato nella biblioteca del capitolo benedettino di Pozsony. Sul retro del foglio 27 si vede una miniatura che consiste di due parti. La parte superiore illustra l'unzione del corpo di Gesù prima del seppellimento. Cristo è raffigurato nudo, il che è un caso unico in quell'epoca. In più le sue mani sono incrociate sul pube, con la destra al di sopra della sinistra, senza i pollici visibili, esattamente come nella sindone di Torino. Le mani di Gesù hanno solo quattro dita. Il corpo di Cristo viene messo su un telo che evidentemente lo coprirà e non lo fascerà come una mummia. Come sulla sindone, i piedi non sono visibili. La parte inferiore mostra la visita delle pie donne alla tomba. L'angelo mostra loro il lenzuolo semiaperto, ormai vuoto. Osservando la sindone, si nota che porta il marchio di quattro piccoli buchi. Essi formano una sorta di L.
Quel gruppo di quattro buchi viene ripetuto quattro volte. Si tratta probabilmente della stessa bruciatura fatta sul telo piegato in quattro, forse per un'azione maldestra con un incensiere. Non si conosce la data di quell'incidente, ma è certo che sia precedente all'incendio del 1532, poiché questi buchi sono visibili su una copia del 1516 conservata a Lierre. Ciò dimostra che l'autore del manoscritto Pry vide la sindone e la vide aperta. E quel manoscritto è certamente datato al tempo del regno di Bela III, marito di Margherita, la figlia di Ludovico VII di Francia. Anno 1204. Baldovino di Fiandra e Bonifacio di Monferrato, con la complicità di Venezia, dirottano verso le mura millenarie di Costantinopoli la Quarta Crociata, diretta in teoria alla liberazione del Santo Sepolcro. La metropoli bizantina viene espugnata e saccheggiata dall'esercito latino. La cristianità grida allo scandalo, ma nel frattempo un enorme bottino, di cui fanno parte innumerevoli reliquie cristiane, prende la via dell'Europa. Varie fonti medievali menzionano, tra queste reliquie, un lino con impressa l'immagine di un uomo martirizzato che la tradizione riteneva Gesù. Tra i crociati francesi si nota la presenza del cavaliere Robert de Clary, nato nel 1170 circa, vassallo di Pietro Damian. Si deve a lui una cronaca dettagliata della crociata dal titolo La conquista di Costantinopoli. È il manoscritto numero 487 della Biblioteca Reale di Copenaghen. Egli raccontò che Bucoleon, nel 1203, vide due pezzi della vera croce, il ferro della lancia, i due chiodi e la tunica. Al contrario, la sindone, secondo Clary, si trovava nella chiesa della Madre di Dio in Blakern. Tra gli altri monasteri ve n'era uno chiamato Signora Santa Maria in Blakern, dove si trovava la sindone in cui Nostro Signore venne avvolto. E ogni venerdì veniva innalzata, cosicché si poteva vedere su di essa la figura di Nostro Signore. Tale sindone, aggiunge, scomparve durante il saccheggio perpetrato dai Franchi. Nel 1201, Nicola Mesaritis, custode delle reliquie conservate nella cappella presso il faro, parla di tele tombali di Cristo. Esse sono di materiale poco costoso, come d'abitudine. Ancora emanano profumi, sfidano la corruzione, poiché esse avvolsero l'inesprimibile morto, nudo dopo la passione. Sembra che il testo di Mesaritis, pubblicato per la prima volta nel 1907, dimostri che in quel tempo la sindone era già stata aperta e osservata. Altrimenti, come potrebbe l'autore inventare l'immagine di Cristo nudo, come nel codice Pray, contrariamente alle usanze del suo tempo? Ma anche qui perdiamo le tracce del lenzuolo in un lungo silenzio, che seppur ristretto da alcune supposizioni, dura pur sempre un secolo. Notizie certe ricompaiono solo nelle fonti successive al 1350, quando la reliquia, appartenente ora alla famiglia de Charny, viene esposta al culto nella cittadina di Liré, in Francia. Quale via può aver seguito la preziosa reliquia per giungere in Europa?
L'unica traccia documentale esplicita delle vicende della Sindone dopo la presa di Costantinopoli è una supplica inviata nel 1205 a Papa Innocenzo III da Teodoro Angelo Comneno, nipote di Isacco II Angelo Comneno, imperatore di Costantinopoli all'epoca del saccheggio del 1204. Nel testo, che c'è giunto nella trascrizione di un cartulario, è espresso lo sdegno per il saccheggio delle reliquie ed è richiesto esplicitamente l'intervento del pontefice per promuovere il recupero della Sindone. Secondo il documento, la Sindone si sarebbe trovata in quel momento ad Atene. L'indicazione è interessante perché il nuovo signore feudale di Atene, insediatosi proprio in quell'anno, era Othon de la Roche, uno dei capi della crociata, che durante la presa di Costantinopoli ebbe il quartiere dove sorgeva la chiesa della Blachern. In quei giorni del 1205, Atene era la città di Othon de la Roche, l'uomo di Blachern. Sempre in quel periodo, sembra che per Atene siano passati anche due ecclesiastici occidentali di rango. Il legato pontificio Benedetto di Santa Susanna e Nicola d'Otranto, abate del monastero di Casole. Atene fu l'ultima sosta del loro viaggio prima del ritorno a Roma e della relazione al pontefice su tutti gli avvenimenti. Si narra che entrambi dissero d'aver visto segretamente la Sindone in Atene. E ormai troppa gente incominciava a sapere dove, sotto l'ombra della scomunica, sembrava fosse nascosto il telo sindonico. Troppo scandalosa era la sua acquisizione. Troppe cupidigie vi si rivolgevano. Per Othon de la Roche dovette farsi ogni giorno più difficile conservare illegalmente un tale oggetto nelle sue mani in Atene. Forse in quel momento che Othon si liberò della sua sacrilega preda e la cedette o vendette a gran prezzo ad un ordine in grado di resistere anche a pressioni vaticane, i Templari. Ad essi la affidò per il lungo viaggio verso la Francia. I Templari erano un ordine cavalleresco monastico che segnò la storia medievale, influenzando la cultura del tempo e lasciando delle tracce indelebili. Essi ebbero un ruolo determinante sia in Occidente che in Oriente. I Templari nacquero con lo scopo di proteggere i pellegrini che si recavano in Terra Santa. Essi erano assolutamente dediti alla cristianità e alla Chiesa, a cui rimasero fedeli fino alla fine, anche quando essa li colpì. La fama e la crescita dell'Ordine del Tempio fu costante per quasi due secoli. Con esse aumentò anche la potenza e la ricchezza dell'Ordine stesso, che ricevette elargizioni spontanee praticamente da ogni strato sociale. Ogni donazione veniva usata per il finanziamento della campagna di guerra in Terra Santa e tutti, pur non partecipando direttamente alla guerra, potevano però dare il loro contributo. In pratica, donare ai Templari significava contribuire materialmente alla liberazione dei possessi di Dio, come veniva chiamata spesso la terra al di là del mare. I cavalieri costituivano i capitoli, nei quali si discutevano le questioni più importanti che riguardavano l'ordine. E le riunioni avvenivano nei loro castelli, costruiti numerosi sia per queste esigenze, sia per presidiare le terre d'oltremare, nonché le strade per raggiungerle. L'ordine crebbe anche in prestigio, tanto che i cadetti delle famiglie nobili facevano a gara per entrarvi. Il leggendario e potentissimo ordine di monaci guerrieri era all'apice del suo potere politico ed economico quando Filippo IV il Bello, re di Francia, il 13 ottobre del 1307 fece arrestare tutti i membri e ne decretò lo scioglimento. Accusati di idolatria e atti contro natura, i Templari verranno processati, condannati e spogliati di tutti i beni. Dagli atti processuali risulta che i Templari adorassero effettivamente una testa barbuta conosciuta come Baphomet,
un reliquiario a forma di testa, o forse una scultura, descritta dai monaci interrogati sotto tortura nelle forme più disparate. Nel 1945 viene trovato nel villaggio inglese di Templecombe, in una ex sede templare, un pannello di legno che reca dipinto un volto simile a quello raffigurato sul sacro lino. L'adorazione di una testa fu uno dei principali capi d'accusa del processo, ma il fatto che questa testa fosse quella del demonio o comunque di un idolo è un altro discorso. Non si sarebbe potuto trattare di una reliquia, tenuta segreta perché è la più preziosa di tutte le reliquie. Forse Othon de la Roche programmò che, arrivata in Francia, la sindone venisse riconsegnata alla sua famiglia e precisamente a suo padre, Pont de la Roche. Forse qualcuno, però, non consegnò subito il telo e lo conservò invece nel segreto dell'ordine templare, restituendolo tanti anni dopo nelle mani dei diretti discendenti, la famiglia de Charny. I de Charny avevano importanti legami con i templari. Un altro Geoffroy de Charny, cavaliere templare e precettore dell'ordine in Normandia, era salito sul rogo insieme al gran maestro del tempio Jacques de Molay nel 1314. Geoffroy de Charny fu una figura di rilievo del Regno di Francia, valoroso cavaliere e uomo di profonda fede. È tra le mani di questo eroico cavaliere e della sua nobile famiglia che la sindone fa ufficialmente la sua apparizione in Francia. Tra le sue espressioni di generosità spicca l'iniziativa di costruire nel suo feudo di Liré una chiesa, terminata nel 1353. Fu proprio in questa chiesa che egli depose e nascose la sindone, donandola ai canonici. Nel 1355 viene incaricato dal re di portare il suo stendardo di battaglia. L'anno successivo muore eroicamente nella battaglia di Poitiers. Alla morte del padre, Geoffroy II non poteva occuparsi della sindone, poiché era minorenne. Se ne interessò la moglie di Geoffroy I, Jeanne de Vergy. Fu solo dopo la morte di Geoffroy de Charny che si organizzarono le prime ostensioni della sindone in presenza di Jean Nicole, cappellano, e di Guillaume de Toussy, incaricato della sua custodia. Le ostensioni della sindone a Liré ebbero un grandissimo successo. Il piccolo villaggio era diventato quasi una capitale religiosa. A poco, la semplice chiesa canonicale di Liré stava per diventare più ricca della cattedrale di Troyes, dalla quale dipendeva. Quelle ostensioni tanto redditizie non piacquero per niente al vescovo Henri de Poitiers, il quale ne ordinò la sospensione. Probabilmente il vescovo aveva qualche dubbio circa il modo in cui Geoffroy de Charny, un cavaliere certo non particolarmente ricco, era entrato in possesso di una reliquia così straordinaria. Nel 1389 ci fu una nuova ostensione organizzata da Jean de Vergy e da Geoffroy II de Charny. Per quell'ostensione essi ignorarono l'autorità del vescovo, chiedendo direttamente l'autorizzazione a Clemente VII. Pierre Darcy, successore di Henri de Poitiers, vescovo di Troyes dal 24 novembre 1378, vide in quell'esposizione uno scandalo inaccettabile, principalmente per il fatto che l'autorizzazione non era stata richiesta a lui. Scrisse perciò all'antipapa in tono di protesta. In attesa della risposta, egli ordinò l'immediata sospensione dell'esposizione. Il clero di Liré, ignorando il divieto del vescovo, continuò l'ostensione e si appellò a Clemente VII, il quale confermò il precedente permesso, ordinando al vescovo silenzio perpetuo sulla questione, pena la scomunica.
Allora Pierre Darcy, non ritenendosi sconfitto, protesta presso il re Carlo VI. Il re, forse provocato da questa querela, ordina la confisca della Sindone il 4 agosto 1389 e la consegna della stessa alla Guardia Reale. Geoffroy II de Charny e il clero di Liré non ubbidiscono per niente. Le ostensioni continuano con la massima solennità. Alla fine del 1389, Pierre Darcy invia un memorandum all'antipapa Clemente VII. È il famoso Memorandum Darcy. Non potendo dire chiaramente di essere geloso dei vantaggi economici che la reliquia assicurava al suo possessore, egli preferì nascondere il proprio pensiero dietro argomentazioni teologiche e storiche. Egli asserì che 40 anni prima il suo predecessore Henri de Poitiers aveva scoperto la frode e il modo nel quale il lenzuolo era stato così bene dipinto, perché la verità era stata attestata dall'artista che l'aveva dipinta, quindi che si trattava di un'opera del talento d'un uomo e non di una cosa fatta o donata dalla grazia divina. Ma anche con quel memorandum egli non ottenne alcun risultato. Clemente VII trovò una soluzione di compromesso, imponendo il silenzio al vescovo e nello stesso tempo ordinando ai canonici che non vi fosse solennità nelle ostensioni. Il 22 maggio 1398 Geoffroy II de Charny muore al ritorno da una crociata, ma dal suo matrimonio con Marguerite de Poitiers, nipote del vescovo Henri de Poitiers, egli aveva avuto una figlia, Marguerite de Charny, nata intorno al 1380. Marguerite eredita i possedimenti del padre, ma non la Sindone, la quale era stata donata ai canonici di Liré. Nell'ottobre del 1415 diventa vedova. 3 anni più tardi, Marguerite si risposa con un uomo abbiente, Humbert de Villers-Excel, conte de La Roche e signore di Saint-Hippolyte. Il conte apparteneva alla stessa famiglia di Othon de La Roche, il primo proprietario europeo della Sindone. Poiché la guerra dei cent'anni continuava in tutto il paese, la Sindone non era più al sicuro. Allora i canonici di Liré la affidano al conte Humbert, il marito di Marguerite, in cambio di una ricevuta sottoscritta da costui il 6 luglio 1418. Nella suddetta ricevuta era specificato che alla fine della guerra la Sindone sarebbe stata restituita ai canonici di Liré. Perciò, quando nel paese ritorna la pace, i canonici chiedono di riavere la preziosa reliquia. Ma Marguerite de Charny era diventata vedova per la seconda volta. Il marito, Humbert, era morto nel 1438. Allora la vedova, Spavalda, decide di tenere la Sindone per se stessa, asserendo di esserne la sola legittima proprietaria, poiché suo nonno l'aveva acquisita in guerra. Marguerite non ebbe figli da nessuno dei due mariti. Pertanto cerca una famiglia sufficientemente pia da custodire bene la reliquia e sufficientemente ricca da non essere costretta a venderla. La trova nella persona di Anna di Lusignano, moglie del duca Ludovico di Savoia. Marguerite cede loro la famosa reliquia. Diventati i legittimi proprietari della Sindone, i duchi di Savoia la portano a Chambéry, la loro capitale di allora, e la collocano nella chiesa dei Francescani, l'attuale cattedrale. L'11 giugno 1502, il duca di Savoia Filiberto II il Bello trasferisce la Sindone dalla cattedrale dove si trovava da 50 anni nella cappella ampliata da Amedeo IX. Ma nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 1532 scoppiò un terribile incendio nella santa cappella che custodiva la Sindone. Quando la Sindone viene spiegata, vi si trovano segni longitudinali di carbonizzazione e bruciature agli angoli. La figura, invece, era rimasta quasi indenne.
Due anni dopo, la sindone danneggiata viene portata in processione al monastero di Santa Chiara, presso le Clarisse di Chambéry, dove l'abbadessa Louise de Vergennes affida a quattro tra le suore più pie la riparazione del lenzuolo. In presenza di quattro guardie nominate dal Duca di Savoia, che montano la guardia giorno e notte, le suore inginocchiate cuciono numerosi rappezzi, ricavati da una tovaglia d'altare. Esse rinforzano il lenzuolo utilizzando anche una tela d'Olanda. Due settimane più tardi, la sindone riparata è riportata solennemente nella sua cappella. Nel 1578, San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, in occasione dell'epidemia di peste che aveva colpito la sua città, fece voto di recarsi a piedi a Chambéry per venerare la sindone. Per abbreviare il suo viaggio, il duca Emanuele Filiberto decise di trasportare la sindone da Chambéry a Torino, dove essa arrivò il 16 settembre. Il 10 ottobre avvenne l'incontro con Carlo Borromeo, il quale tuttavia aveva già camminato per quattro giorni. Egli rimase da solo, in preghiera davanti alla sindone, durante 40 ore. La sindone rimase a Torino. Mai più sarebbe tornata a Chambéry.